La Freebike di Marciano ha organizzato a metà strada tra le province di Terni e Perugia il penultimo appuntamento dell'X-Cross Tour di Mountain Bike. Ci si ritrova nella pista di San Venanzo del Motoclub Scorpioni per sfruttare il percorso ed ampliarlo con passaggi più tecnici ed adatti alla mountain bike. L'organizzazione è con l'ente di promozione dell'AIX, tra più attivi nel settore del ciclismo della nostra regione. A vincere, ancora una volta, è Mattia Zoccolanti della Bikeland di Città di Castello, che in questa edizione del circuito è andato sempre a segno sul gradino più alto del podio. Al secondo posto assoluto il marchigiano Giorgio Marincioni della Giulio Dori Renzo Bike, che ha preceduto Luca Urbanelli della Bettone MTB e l'altro umbro Alberto Laloni, che corre per i colori dell'Abitacolo Team. Nella categoria donne invece il successo va alla spoletina Ursula Arcangeli dell'MTB Spoleto, che ha la meglio su Paola Alunno del sodalizio di casa della Freebike Marciano. Il tracciato ha messo a dura prova i bikers con le ripide salite fatte e studiate per la potenza della moto e con le lunghe discese dove le ruote a pedali hanno dato davvero spettacolo. Una scelta che premia sia il sodalizio ciclistico marcianese che quello motociclistico che dal 1995 gestisce l'impianto di San Venanzo. L'X-Cross Tour è al suono della campana dell'ultimo giro con una galoppata che ha attraversato tutta l'Umbria riportando il cross country, specialità più tecnica e veloce del gran fondo di mountain bike, ai livelli dimenticati, con 6 gare disputate in un unico circuito con classifica finale. Domenica prossima ci sarà l'ultimo appuntamento e sarà a Costacciaro, tra le faggete del Pian delle Macinare del Monte Cucco, per l'organizzazione che è curata dalla Cucco in Bike. Bella mattinata di sport qui al crossodromo Scorpioni. E praticamente l'amministrazione comunale ha chiaramente partecipato in qualche modo patrocinando questa bella iniziativa di sport. Quindi vi auguro davvero una buona mattinata in questo crossodromo bello immerso nel verde e buona gara sportiva a tutti. Uffa che noia, uffa che barba. Che barba, però, che noia, basta, che barba. Non so più neanche quello che domandarti. Però hai rotto il telescopico. Però abbiamo rotto il telescopico oggi. Ecco, sì. Quindi era un po' un quindi handicap. Abbiamo l'handicap, esatto. Però abbiamo vinto uguale. Bello, bellissimo. Molto divertente. E anche con l'handicap l'abbiamo fatta. E l'abbiamo vinta. Un bel circuito. Un bellissimo circuito e spero che il prossimo anno sia di nuovo uguale. E che cominci anche a riprendere la linea del ciclocross, perché poi per quest'anno mancheranno delle gare, saremo solo in due a farla, quindi sarebbe bello fare questi due i circuiti, sia cross country che il ciclocross. Esatto. Parola a lui, ma è stato veramente Federico un grande, il più grande fattore è colui che ha proposto questo evento sportivo, che ha visto questa cosa prima di tutti e ha coinvolto tante persone per la realizzazione di questo magnifico percorso, per cui passo la parola a Federico Padiglioni, presidente della Freebike Marciano, per darci qualche delucidazione in più in merito a questo evento. Grazie Gabriele, come hai iniziato a dire te è stata dura, ma è stato bello organizzare questo evento, il primo per noi della Freebike, perché come esperienza in una gara non avevamo mai fatto nulla. E niente, ci tengo a ringraziare tutto il motoclub Scorpioni per averci dato la possibilità di organizzare questo evento qui in questo impianto meraviglioso e tutti gli associati della Freebike che hanno partecipato nei giorni passati ed oggi alla realizzazione del percorso, che sarà un percorso permanente, forse uno dei pochi percorsi permanenti di mountain bike qui in Umbria. E poi voglio ringraziare tutta la ICS, a partire da Diego Persichetti, che oggi non è presente, ma ci tenevo a ringraziarlo in particolar modo,
e soprattutto il Comune di San Venanzo, che è sempre disponibile ad appoggiare ogni nostra iniziativa.